10 gennaio, buongiorno dalla redazione di Per Sempre Napoli, vigilia di Lazio-Napoli a Roma, ha parlato Gattuso, io ne parlo con Renato Rocco, ospite di questo diario azzurro. Una conferenza stampa abbastanza ricca di contenuti e di contributi sui quali si può ragionare. Gattuso ha messo in chiaro subito a che cosa si deve affidare il Napoli per poter incominciare ad uscire da queste tenebre che lo stanno avvolgendo da qualche giornata di campionato. Per lui testa e gambe devono essere un'unica cosa e oltretutto c'è bisogno di essere squadra. Mi sembra che su questi tre elementi, che sono poi alla base delle performance di una squadra di calcio, comunque ci si possa ragionare. Lui vede il lavoro che ha intrapreso con il Napoli, sta dando risultati. Come si diceva prima della diretta, lui comunque è stato anche sfortunato perché è arrivato, si è ritrovato, anzi, appena arrivato, Koulibaly si è infortunato, Koulibaly non giocherà, sappiamo che non giocherà domani, lui l'ha detto lui stesso perché non lo vuole rischiare, c'è ancora una traccia di edema a livello muscolare, alla coscia. Gulam sta continuando a lavorare in disparte, Mertens sta ancora in Belgio, rientrerà, come ha detto lui stesso, dal fisioterapista nazionale belga, rientrerà martedì. Quindi Di non giocherà formazione neanche lui non ne ha martedì contro parlato, di il Belgio. formazione non ne ha parlato, ha parlato bene di Fabian Ruiz, ha detto che ci vuole tempo, non deve essere ovviamente impiegato come centrale davanti alla difesa. Oltretutto ha visto un ottimo Di Lorenzo nonostante questa maledetta Quindi secondo scivolata. te giocherà ancora di Lorenzo centrale difensivo? Lui ha fatto capire questo, poi ha fatto capire perché di formazione non se ne è parlato proprio. Ovviamente ha parlato bene anche, ovviamente perché essendo un calciatore cerca sempre di parlarne positivamente, cioè calciatori suoi, quindi ha parlato bene anche di Lozano, lo aspetta, lui dice che deve riempirsi, quindi probabilmente parla di allenamenti ulteriori che deve fare per tornare in condizione. Deve riempirsi, vuol dire che deve mettere su qualche chilo di muscoli. Perché Secondo non lo me, forse mandano a... lui intendeva mettere, come si dice, benzina, perché non riesce a fare scatti una continuazione. E poi ha notato la differenza con il Napoli di Sarri, a parte che era un computer quel Napoli, cioè nel senso ognuno poi si divertivano i calciatori. Dice questo Napoli negli ultimi dopo il 70esimo non rende più come dovrebbe rendere. Quindi diciamo lui ha Poi è focalizzato vero fino a un alcuni, certo punto, questa è perché una non è vero. sintesi. Infatti io, ad esempio, durante la partita con l'Inter, io diciamo Se guardiamo l'unica partita vinta contro il Sassuolo, il Napoli venne fuori fino alla al ristampa. 90, bravo. Col Parma è vero che beccò il gol all'ultimo Però minuto, però nel comunque secondo tempo il Napoli strinse pareggiò. d'assedio, Sì. esatto. E comunque anche con l'Inter, io non penso che il Napoli dal 70esimo non abbia giocato. Anzi, ci si poneva proprio su quel fermo restando, che invece l'Inter ha resistito Senti, tutti e 90 minuti chiudiamo perché. poi, semmai domani facciamo punto di situazione sulla partita per una setta vigilia. Però questo rimarcare stiamo migliorando, problemi di condizione che dobbiamo... Non è una Certo, tirata d'orecchio è sì, una troppo giacusa, giacusa praticamente, certo, è una contro Davide Ancelotti. contro il non certo Carlo Ancelotti, però c'è stata una domanda che ha fatto un cronista presente lì e diceva perché non sorride più, in passato quando era al Milan le battutine le faceva, lui ha detto non ci sta niente da sorridere, quando avremo motivo di che sorridere. Certamente, però ha Ha detto a visto un certo punto che anche giocatori, si sveglia di notte e pensa alla partita, pensa secondo alla me ha gli partita, incubi. sì, perché comunque sa che non può disporre della rosa in maniera completa, quindi, Ma anche se però fosse completa non avrebbe una questo lui lo squadra sapeva, completa. quindi non è che, certo, rifiutare il Napoli No, non lui è doveva facile. rientrare in ballo. Io spero che gli facciano la squadra in modo che poi si gioca una carta importante. Nessuno gli chiede miracoli, anzi, da questo punto di vista il lavoro è anche abbastanza facile, In fare meglio. chiusura ha detto che
sulla stampa in questo periodo stanno uscendo cose non vere, che comunque lui è in contatto strettissimo con il presidente, ha un ottimo rapporti d'illiaco su questo, insomma, diciamo, è sempre iniziato così con i vari allenatori e che lo hanno preceduto e che comunque si sente molto con il direttore sportivo. Oltretutto dice che praticamente loro impiegano molto tempo a smanettare, ha usato questo termine, smanettare per cercare di capire cosa fare. Penso che dicesse andava alla ricerca di elementi utili Voglio sperare che per non cerchino i giocatori su internet, però dai. smanettare. Vabbè, Gattuso l'ha sempre detto, non è un webman, quindi comunque smanettare per lui è il termine più innovativo che possa Ok. usare. A domani.